Parte prima, il modello della deriva dei continenti ed i meccanismi che hanno portato alla formazione della catena alpina. La deriva dei continenti costituisce una sorta di modello globale in grado di spiegare tutta una serie di osservazioni scientifiche. Tra i precursori di questa teoria citiamo Wegener, con le similitudini zoologiche, paleogeografiche, climatologiche individuate confrontando Africa e Sud America. La deriva dei continenti prevede che in seguito alle correnti convettive che si sviluppano nella parte esterna del nucleo si generi un comportamento semirigido della stenosfera, parte mediana del mantello, sulla quale galleggia la litosfera. Questo causa la risalita di magma stenosferico in corrispondenza delle dorsali e l'allontanamento delle zolle continentali in direzioni opposte. Quando due zolle continentali si scontrano, si genera una catena montuosa. Contemporaneamente, la zolla più pesante si immerge nel mantello, fenomeno definito subduzione. Nel ricostruire i meccanismi che hanno portato all'attuale disposizione dei continenti, si risale a circa 250 milioni di anni fa. Durante il Paleozoico, i continenti erano raggruppati in un unico supercontinente, il Pangea, circondato da un oceano denominato Pantalassa. L'Italia ed il Canavese facevano parte delle terre emerse. Con un salto di oltre 40 milioni di anni, arriviamo alla fine del Paleozoico. La crosta continentale comincia ad assottigliarsi ed a lacerarsi in seguito alla risalita di magma stenosferico. Il Pangea comincia a separarsi in due subcontinenti. Tra i due continenti si genera un oceano, denominato Tetide. Il rettangolo indica la posizione approssimativa dell'Italia, che in questo momento si trova al margine tra i due continenti. Spostando la lancetta del tempo nel Giurassico, circa 180 milioni di anni fa, il protrarsi dei moti divergenti causa la formazione della Laurasia a nord e del Gondwana a sud. Tra le due prosegue l'espansione del bacino oceanico, Tetide. Contemporaneamente, il Gondwana si separa in due subcontinenti. Il subcontinente indiano e l'Australia cominciano una lenta deriva verso est. Vista in sezione, ecco come appariva durante il Giurassico la catena alpina nel tratto che a noi interessa. Sotto l'azione delle forze divergenti, il margine più esterno della zolla africana, zona Sesia-Lanzo, si frammenta e viene spinto contro e sotto la fascia più interna, zona Ivrea-Verbano. L'intersezione tra il piano di scorrimento e la superficie topografica prende il nome di linea insubrica. Circa 135 milioni di anni fa si registra un'inversione della direzione di deriva di Africa ed Eurasia, che lentamente cominciano ad avvicinarsi. È questo movimento che, protrattosi nel tempo, causa la chiusura della Tetide e la formazione della catena alpino-himalayana. Nel Cretaceo, 90 milioni di anni fa, durante la fase compressiva, la zolla europea si immerge al di sotto della zona africana. Alcuni lembi della zona Sesia-Lanzo sprofondano ad oltre 30 km di profondità, dove subiscono il metamorfismo eclogitico. Inizia così la formazione delle Alpi, definita comunemente prima fase dell'orogenesi alpina o evento eoalpino di alta pressione. Circa 60 milioni di anni fa si registra una nuova fase distensiva. Dopo essere stata portata in profondità, la zolla europea risale verso la superficie. Durante la risalita, essa trascina con sé la crosta oceanica e la parte frontale della zolla africana, zona Sesia-Lanzo. Il risultato è una sovrapposizione di falde che vede alla base la crosta continentale europea, al centro la crosta oceanica coi relativi sedimenti e dalla sommità la crosta continentale africana.
La parte interna della zolla africana, zona ivravarbano, non viene interessata da questi ultimi eventi tettonici grazie alla presenza della linea insubrica, che la separa dal Sesia-Lanzo. Il nostro viaggio continua e nel periodo compreso tra 38 e 33 milioni di anni, la zolla africana subisce una rotazione in senso antiorario. Ciò provoca un'ulteriore compressione delle falde alpine e conferisce alla catena montuosa la forma arcuata attuale. I movimenti trascorrenti che si sviluppano lungo la linea insubrica trasportano una scaglia di materiali sedimentari e vulcanici per oltre 300 km verso ovest. Questi materiali si incuneano tra il Sesia-Lanzo e l'Ivravarbano, prendendo il nome di zona del Canavese. La messa in posto di questa scaglia provoca lo sdoppiamento della linea insubrica, che viene più propriamente distinta in linea del Canavese interna ed esterna. Lungo la fascia fratturata della linea insubrica si intrudono materiali fusi provenienti dal mantello terrestre, il principale dei quali è la diorite del Plutone di Traversella. L'intrusione del Plutone genera dei processi termali che producono delle mineralizzazioni nell'aureola metamorfica circostante. Si genera così un giacimento di magnetite, siderite e pirite, coltivato in passato nelle miniere di Brosso e Traversella. Dal materiale coltivato veniva estratto il ferro. La miniera costituiva un'importante risorsa per l'intera Val Chiusella. Oltre a questi minerali coltivati in passato, si incontrano mineralizzazioni accessorie con canavesite, scelite nella foto a fianco, barite, quarzo con abito aciculare, quarzo con abito anedrale centimetrico. Dopo la breve escursione nelle miniere di Brosso e Traversella, torniamo a 35 milioni di anni, alla diapositiva vista in precedenza, per osservare come il margine sud-est dell'Ivravarbano sia lambito dal Mar Adriatico. Con un ultimo balzo nel tempo, arriviamo a circa 4 milioni di anni fa. L'azione incessante dell'erosione opera lo smantellamento della catena alpina, che assume via via l'aspetto attuale. La falda del Sesia-Lanzo, topograficamente più elevata, viene erosa nella parte centrale, per cui affiorano sia la falda dei Calcescisti con pietre verdi, zona piemontese, che la falda del Gran Paradiso, massicci del Gran Paradiso e del Monte Rosa. Un lembo del Sesia-Lanzo rimane isolato, serie Val Pellin e Dame Blanche. Ecco la posizione attuale dei continenti. La deriva verso nord della placca africana e del subcontinente indiano hanno generato la catena alpino-himalayana. I movimenti distensivi legati alla formazione degli oceani continuano. I prossimi milioni di anni vedranno, salvo inversioni di tendenza, la separazione lungo la linea dei grandi laghi del continente africano. A conclusione della prima parte osserviamo una foto del Monte Marzo. Circa 5 milioni di anni fa, le valli alpine erano ormai strutturate e presentavano caratteristiche simili alle attuali. Da questo momento in poi è l'azione erosiva a determinare un progressivo addolcimento dei rilievi, contrastata da alcune episodiche riprese dei movimenti di risalita isostatica.